Ciao ragazzi, in questo video vi voglio parlare di come mi organizzo con i carichi in palestra, nel senso come ne tengo traccia, ok? Sia serie per ripetizioni che i carichi, perché spessissimo si vede gente che va in palestra un giorno, poi va a sentimento, diciamo, fa. Oggi magari mi sento di fare un 3x8 di spinte con i manubri, fa ste spinte con un carico che sceglie al momento, poi passa una settimana, fa di nuovo lo stesso esercizio e dice: "Bah, adesso faccio un 4x9 e scegli un altro carico", cioè non, in sostanza non tengono traccia delle reps e dei carichi, quindi poi si stupiscono che non progrediscono. Perché uno deve avere presente nel tempo il carico e le ripetizioni che fa, altrimenti è un girovagare così a cazzo nella palestra senza arrivare a un dunque. Quindi, detto questo, passiamo al computer che vi faccio vedere un po' di cosa parlo. Ecco, qui vediamo una semplicissima tabella Excel e come vedete l'ho divisa per gruppi muscolari, quindi spalle, femorali, polpacci, dorso, petto, bicipiti, tricipiti, poi questi sono quelli minori come per esempio i trapezi. Praticamente io qui per ogni gruppo muscolare mi segno tutti gli esercizi che mi capitano nei vari mesocicli, per esempio lento manubri, military press, eccetera. E poi mi segno ovviamente le serie per le ripetizioni e il carico che utilizzo. Le parti in rosso che vedete, quindi in questo caso lento manubri, oppure per il dorso lat machine, presa inversa, significa che in quel mesociclo io ho fatto quegli esercizi con quel determinato carico. Per esempio, nel mesociclo scorso, appunto, avevo per il dorso lat machine presa inversa, un giorno 4x9 con 55 kg, l'altro giorno un 4x3 con 62 kg. In questo modo so, poi all'inizio del mesociclo successivo, so già impostarmi il carico. Se mi ricapita con lo stesso esercizio, parto a manetta con quello stesso carico, ovviamente se le ripetizioni sono simili, cioè faccio un altro esempio: se di lat machine nel nuovo mesociclo ho di nuovo non 4x9 ma un 3x9, allora io parto già la prima settimana con 55 kg e valuto se quel carico è rimasto costante, consono, lo utilizzo; se invece lo trovo più leggero, allora me lo alzo. Se può anche capitare che io invece lo trovi più pesante, abbasso senza problemi, però vado ad aggiornare poi la tabella. Per esempio, adesso l'aggiorno in diretta con voi. Oggi ho iniziato il mesociclo nuovo e di petto avevo spinte con manubri su panca 30, queste qui, avevo un 5x6. Io adesso vado a inserire una bella riga. Gli scrivo 5x6 e lo fate con 25 kg. Questa parte la tolgo in modo da non confondermi, così, ecco, e via. Non ci vuole niente per compilare la tabella, però almeno uno tiene traccia nel tempo di quello che fa, dei carichi, in modo tale da poter progredire. Spero che questo breve video vi sia stato utile e noi ci vediamo al prossimo. Mi raccomando, spolliciate e iscrivetevi al canale. Ciao raga.